L'incredibile sintonia sul palco di Biel, in Svizzera, è stata incredibile. I due cantanti sembrano essere ritornati quelli di un tempo. Albano e Romina hanno tenuto un concerto a Biel, in Svizzera. Tra i due è ritornata un'incredibile intesa. L'artista di Cellino San Marco e la cantante italo-americana sono senza dubbio tra i cantanti più amati in Europa, simbolo dell'Italia all'estero. Chi non ha ascoltato almeno una volta nella vita Felicità, virgola, ci sarà, e Nostalgia Canaglia, tormentoni internazionali che hanno segnato un'epoca. Gli amanti della coppia sperano che il duo storico presto torni insieme, non solo dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale. Albano e Romina, dopo una pausa e una serie di incomprensioni, sono ritornati ad esibirsi di recente sul palco, con una serie di tournée in alcuni paesi d'Europa dove hanno tenuto concerti indimenticabili. Leggi anche due punti: Romina povera e Albano di nuovo insieme. Il lieto annuncio fa sognare i fan, tuttavia, molte persone vogliono vederli insieme anche nella vita privata. Ma, come sappiamo, oggi Albano e Loredana Lecciso hanno trovato la felicità insieme, e questo rapporto è diventato stabile negli anni. I fan, però, non hanno perso la speranza. L'ultimo video girato sui social ritrae i due ex coniugi protagonisti di un concerto in Svizzera. L'intesa tra i due è lampante. Albano e Romina si sono esibiti a Biel, dove hanno dato vita ad una performance spettacolare e hanno fatto del loro meglio per regalare emozioni. Il pubblico era ovviamente euforico e ha cantato le loro meravigliose canzoni. L'incredibile sintonia sul palco è stata evidente. I due sembrano essere ritornati quelli di un tempo. Scambi di sguardi e sorrisi, come sempre, hanno fatto sognare i fan più romantici, che sognano di rivedere gli ex coniugi insieme ancora una volta anche dal punto di vista sentimentale. I due hanno anche accennato a un ballo lento, e il pubblico è rimasto senza parole. Si sono abbracciati più volte mentre si guardavano con passione dritto negli occhi. Sguardi e gesti che suggeriscono come ci sia ancora tanto affetto tra i due cantanti. Albano e Romina si sono sposati il 26 luglio 1970 e hanno dato alla luce 4 figli: 2. Ilenia, 1970-1993, morte presunta, virgola, Iari Marco, 1973, chiusa parentesi, tonda, virgola, Cristel, 1985, e Romina Carrisi, 1987. Il 1 gennaio 1994, la figlia maggiore Ilenia scomparve senza lasciare traccia. Di lei non si è saputo più nulla. Ad oggi, il caso è ancora avvolto nel mistero.
Leggi anche due punti Albano Show sulla figlia Ilenia. So cosa è successo, ho capito dov'è. Alcune persone credono che Ilenia possa essere ancora viva, mentre altri sono sicuri che sia morta. Romina non ha mai smesso di sperare, e ancora oggi è convinta che la figlia sia viva. Dopo che Albano ha concluso il suo matrimonio con la cantante americana, ha mantenuto un buon rapporto con Power, finora ha continuato sempre a cantare con lei sul palco. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio 2000 il cantante ha incontrato Loredana Lecciso, con la quale vive dal 2001, e con lui ha avuto altri due figli, Jasmine, 2001, e Albano Junior. Detto Bido, 2002. Attualmente Loredana e Carrisi vivono in Puglia.